Il Natale è fatto di tanti momenti che messi insieme creano la magica atmosfera che si vive nelle festività a cavallo tra dicembre e gennaio del nuovo anno. Piazze e strade centrali delle città addobbate, negozi tirati a lucido e riunioni familiari, atmosfere naturalmente conviviali da vivere magari attorno alla tavola o davanti a un dolce o una specialità gastronomica. In questo contesto si inseriscono le due iniziative che prenderanno vita a Fano. La prima domani sera per una cena a base di cinghiale. Vi aspettiamo alle 8:30 per farvi assaggiare e gustare il cinghiale che è del nostro territorio, chiaramente, e in collaborazione con un norcino che ci fa i salumi solo per noi, che domani sera li proporremo con dei nostri taglieri, e un crostino con un patè di cinghiale, e poi faremo una polenta integrale con un sugo rosso di cinghiale, e poi proponiamo una pappardella bianca di sempre a base di cinghiale, più leggera, un sughino più leggero, con un stufato di cinghiale, castagne e porcino, e a finire con un dolce, una semplice zuppa inglese. La seconda invece riguarda il dolce tipico del Natale per antonomasia, il panettone. Panettone di alta pasticceria Preor, creato appositamente per un locale cittadino, dando vita così al panettone ideale per Fano. E visto che siamo nella piazza principale, proprio sotto l'albero nasce questo panettone, questa bellissima idea, utilizzando quello che è il nostro caffè di punta, il nostro idealino con crema chantilly e anice meletti. Abbiamo chiesto suggerimento, abbiamo chiesto supporto al maestro pasticciere Ceresani, che ha sviluppato questa cosa per noi, che è veramente, veramente buona.